E niente, siamo riusciti a ricavare ciò dal Festival del Cinema di Frontiera. 30 denari. Una cifra peccaminosa e sciaramentosa. Quindi adesso possiamo ritirare le armi. Speriamo che per il prossimo festival, sono a Via Crucis, ci potrebbe stare un percorso di sofferenza, 13 tappe. Sono stato molto misericordioso col pubblico, di solito li minaccio di morte per ottenere più monete, però non è stato possibile perché il direttore artistico non voleva. Io gli ho detto nemmeno 2-3 vittime, no. Ha detto, ma così fa pubblicità che insomma escono i morti sul giornale. Ma lui mi ha detto no, preferiamo promuoverci con un ufficio stampa e sistemi classici. Io non penso che muoversi con sistemi classici possa essere positivo, perché la rivoluzione non si fa sempre nei soliti modi, si va a manifestare, i cartelloni, i bordelli, ci vogliono sistemi alternativi, nuove idee, che si possono trovare solo scavando nella propria creatività. Beh, è questo. Ciao. Ando.